Dopo un periodo complicato causa emergenza Covid, torna in campo il Castelnuovo Vomano, che al comunale affronta il Tolentino, ancora 7 gli indisponibili per la formazione di Di Fabio, che avrà un tour de force davanti per completare questo campionato e tentare di tornare in zona playoff. 8 risultati senza vittoria per il Tolentino di mister Mosconi, che non porta 3 punti a casa dal 28 marzo. Fischia Frasignac di Gallarate. Il Castelnuovo parte con il piede sull'acceleratore, Manari serve Fagioli che non inquadra la porta. Si rende pericoloso anche il solito Lorenzo Emili, che è imprendibile per gli avversari ma pecca di mira nel momento decisivo. Al 28esimo Tolentino in vantaggio, azione che si sviluppa nel migliore dei modi per la formazione marchigiana e Cicconetti, che sblocca la partita dopo un'incomprensione difensiva. Immediata reazione degli uomini di Di Fabio, con Giorgi protagonista assoluto sul tentativo di Lorenzo Emili. Si gioca a ritmi elevatissimi, contropiede di Padovani e Olivieri semplicemente sensazionale nell'uno contro uno, nega il possibile 0-2. Raddoppio che arriva poco dopo con un tiro cross beffardo di Salvatelli, che tocca il palo interno e si deposita in fondo al sacco. Allo scoccare del recupero, rigore chiesto da Fagioli, maglia squarciata, ma l'arbitro ammonisce solamente Loviso per proteste. Nella ripresa la squadra di casa ha l'esigenza di dover fare di tutto per riprendere la gara. Emili tenta l'assolo, ma anche questa volta palla alta. Entra anche Di Ruocco, Castelnuovo a trazione anteriore. Giorgi si erge a protagonista e si oppone prima sulla rovesciata di Gentile e poi sul tapin a colpo sicuro di Fagioli. Al 70esimo Emili approfitta di una maldestra scivolata ospite, ma tu per tu col portiere lo grazia, mandando alto. Sugli sviluppi di un corner, Loviso pesca in aria Bregasi, che riesce clamorosamente a non centrare il bersaglio grosso. C'è solo una squadra in campo, Di Ruocco sfonda sulla sinistra, il suo fendente non viene deviato positivamente da nessun compagno. Il Tolentino prova a chiudere la contesa con la bordata di Ruci, ma Olivieri c'è. Capovolgimento di fronte e il Castelnuovo rientra in partita. Di Ruocco regala un cioccolatino al bacio per Emili, che di testa non può fallire. 1-2, sesto centro in campionato per il numero 10. Nel recupero Foglia viene espulso per eccessive proteste. Il Tolentino torna a vincere, il Castelnuovo si arrende dopo una prestazione sopra le righe ma poca fortuna ed esce tra gli applausi del suo pubblico.